Catanzaro, passa pacco di eroina alla nipote 12enne utilizzata come corriere, arrestata dalla polizia la nonna di etnia rom. 'Ndrangheta, la Guardia di Finanza confisca beni per 215 milioni a imprenditore legato alla cosca Piromalli di Gioia Tauro. Incontro indetto dai sindacati CGL, CISL e UIL sul tema emergenza sanità Calabria alla cittadella regionale. Buonasera da S1 News. Ha passato alla nipote 12enne un pacchetto contenente 47 dosi di eroina per un peso di 18,32 grammi. Per questo una 67enne di etnia rom, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dagli agenti delle volanti della questura di Catanzaro. Gli agenti hanno notato la donna uscire da un edificio dove abita con il figlio, attualmente agli arresti domiciliari. Il passo svelto dell'anziana ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di seguirla tenendosi a distanza. Quindi l'hanno vista avvicinare la bambina e furtivamente consegnarle il pacchetto che la 12enne ha nascosto sotto il maglione. Gli agenti sono quindi intervenuti, la donna ha dichiarato di essere la nonna della bambina. Poi i poliziotti hanno fatto intervenire personale femminile per perquisire le donne con le cautele del caso nei confronti della minore. Sono stati così scoperti due involucri che contenevano le dosi di eroina. Dopo la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori, la 12enne è stata affidata ad una struttura per i minori. È considerato il cuore imprenditoriale della cosca Piromalli di Gioia Tauro, Alfonso Annunziata, l'imprenditore reggino al quale la Guardia di Finanza ha confiscato beni per 215 milioni di euro. In particolare i finanzieri dello SCICO, del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, col coordinamento della Procura Regina diretta da Giovanni Bombardieri, hanno confiscato in esecuzione di un provvedimento del Tribunale il compendio aziendale di due imprese, quote di quattro società di capitali e di una società di persone, 85 unità immobiliari, 46 rapporti finanziari personali e aziendali, nonché denaro contante per quasi 1 milione di euro. All'imprenditore inoltre è stata imposta la sorveglianza speciale di PS per 3 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il provvedimento si fonda sulle risultanze acquisite nell'operazione Bucefalo condotta dalla Guardia di Finanza, nell'ambito della quale Annunziata nel marzo 2015 fu arrestato. In questi giorni al Tribunale di Palmi sono in corso le fasi finali del processo che lo vede imputato tra l'altro di associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti, Annunziata non è un imprenditore vittima, non è stato e non è costretto a favorire la cosca. Al contrario, è un soggetto storicamente legato ai componenti di vertici della famiglia Piromalli ed è dunque un soggetto intraneo che si presta da oltre 20 anni volontariamente e consapevolmente al perseguimento degli scopi imprenditoriali ed economici della cosca, così creando e sviluppando nel tempo solide cointeresse economiche accompagnate da ingenti investimenti commerciali nel territorio di Gioia Tauro. Secondo gli inquirenti, il rapporto di cointeressenza economico-criminale tra Annunziata e Piromalli sarebbe nato sin dalla prima metà degli anni Ottanta e si sarebbe definitivamente sviluppato tra la fine del medesimo decennio e i primi anni 90. Un 52enne di San Lucito, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Paola con l'accusa di stalking nei confronti di una donna della quale si era invaghito. L'uomo, in più circostanze, ha molestato e minacciato la donna ed alcuni suoi familiari. Nonostante un divieto di avvicinamento, l'uomo ha continuato a molestare verbalmente la vittima, utilizzando anche frasi a sfondo sessuale. Dobbiamo giocare a carte scoperte, la Calabria deve alzare la testa e non abbassarla di fronte a questo tipo di impostazione del governo che è assolutamente non rispondente ai bisogni di riqualificazione del servizio sanitario e delle prestazioni della cura e della salute dei cittadini. Lo ha detto il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, intervenendo ad un incontro indetto dai sindacati CGL, CISL e UIL sul tema emergenza sanità Calabria che si è svolto nella cittadella regionale. Ho partecipato ad un'assemblea promossa dai sindacati sulla sanità che è stata opportuno fosse promossa, anzi ringrazio i sindacati per averlo fatto. Il servizio sanitario regionale è fondamentale per la tutela e la cura della salute dei cittadini. Purtroppo noi abbiamo una situazione in Calabria che vede una gestione commissariale, cioè una gestione da parte del governo sin dal 2010, da luglio 2010, che ha assorbito quasi tutte le funzioni relativamente
al servizio sanitario regionale. Abbiamo una condizione appunto che è di sofferenza del nostro sistema sanitario. I calabresi che ricorrono all'esterno della Calabria per la cura della propria salute sono cresciuti dal 2010 ad oggi e quindi c'è un fallimento della gestione commissariale. E alla luce di questa vicenda, di questa situazione, il governo avrebbe dovuto fermarsi un attimo, aprire un tavolo di confronto con la regione, assumere provvedimenti in direzione di un potenziamento e rafforzamento dei servizi. Nulla di tutto ciò è stato fatto, è stato annunciato in pompa magna un decreto con un Consiglio dei Ministri convocato in Calabria che appunto non contiene nessuna norma e nemmeno un euro in direzione del rafforzamento dei servizi. C'è solo un aumento delle indennità dei commissari di 50.000 euro all'anno più 20.000 euro per spese di missione, niente per quanto riguarda il potenziamento dei servizi. Hanno cancellato anche i residui scampoli di funzioni della regione, quella della nomina dei direttori generali. Presidente, mi scusi per non farla. Quindi tutto qui. La nomina dei direttori generali delle aziende, a fronte delle sue parole appena esternate, ci può essere una condivisione, così come dall'invito dei commissari? Il governo ha avvocato a sé la nomina, quindi si parla di una noi non vogliamo essere coinvolti, noi abbiamo problemi di potere, perché se avessimo problemi di potere ci metteremmo intorno a un tavolo a dividere il potere. Noi abbiamo sempre fatto un problema di merito e di contenuti, quindi a questo punto non c'è più, come dire, re nudo. A questo punto noi agiamo sul versante della difesa della regione per quanto riguarda le prerogative della regione e naturalmente il governo risponde, deve rispondere senza foglie di fico di responsabilità complete che appunto si è assunto per quanto riguarda il sistema sanitario regionale. Sì, vuole essere questa di oggi l'apertura di una fase nuova, quella di una fase dialogante, di confronto, per vedere un po' come agevolare da un lato questo superamento di grande difficoltà della sanitaria in Calabria, ma soprattutto per come garantire una tutela vera, i livelli essenziali minimi ai cittadini calabresi. E per farlo c'è bisogno di uno sforzo corale, per cui questo aspetto litigioso non serve. Al Ministro chiediamo intanto che in Calabria vengano rispettati i LEA. Per poter rispettare i livelli minimi essenziali bisogna mettere mano alla cronica carenza di personale. Qui abbiamo una carenza di personale che è abissale. Mancano 4.000 infermieri e 1.000 medici. A livello europeo ci sono dei parametri standard praticamente per evitare e per abbattere anche di un 20% le mortalità negli ospedali. Si deve passare dagli attuali 10 pazienti per ogni infermiere a 6. Qui siamo a 18, più del triplo. Quindi non si possono friggere i pesci con l'acqua, allora bisogna mettere mano seriamente che del debito creato se ne faccia carico chi l'ha creato, ai cittadini calabresi bisogna garantire un'assistenza adeguata. Da questo punto di vista come sindacato unitariamente siamo pronti al confronto, ci auguriamo che con grande senso di responsabilità il governo risponda a questo appello. Guardi che oggi è un'occasione importantissima perché per la prima volta si parla di proposte concrete e operative da parte delle organizzazioni sindacali che entrano nel gioco che io ho iniziato a fare in questa terra per tentare delle soluzioni concrete per migliorare il livello dei servizi sanitari e in linea con lo slogan che io ho adottato dal primo giorno, che è quella della condivisione, della cooperazione fra tutti gli attori del sistema, nessuno escluso, perché chi crede di poter fare da solo ad affrontare una realtà così multiforme, così complessa, così pericolosa ed infiltrata è folle. Allora io ho chiesto dal primo momento l'aiuto della giunta regionale, della politica, dei sindacati, di tutti coloro che possono darmi un contributo di legalità, di trasparenza, di efficienza
allora ci mettiamo tutti insieme, perché altrimenti noi siamo destinati a fallire così come hanno fallito tutti gli altri. Se tutti insieme ci mettiamo a combattere, probabilmente vinceremo. Come stanno procedendo i rapporti col governatore Oliverio? Io con il governatore ho sempre avuto un ottimo rapporto. Dal primo giorno io sono stato disponibile, pronto a recepire ogni tipo di apporto. E devo dire che il Dipartimento finora mi è stato vicino. Certo, non è quello che io auspicavo e che auspico ancora. Tuttavia non trovo, devo dire la verità, difficoltà o ostacoli di natura ambientale alla mia attività. E già questo è un grosso e concreto risultato. Naturalmente adesso c'è la necessità di effettuare le nomine nelle aziende. Assolutamente sì. Il decreto del governo prevede l'intesa con la regione. Avete già un appuntamento? Io ho già chiesto un appuntamento al presidente, al quale sottoporrò una lista di nomi e cercheremo un'intesa. Perché, ripeto, qui non si vengono a fare diktat, qui si viene a lavorare, dobbiamo lavorare insieme. In sede di redazione di audizioni in commissione al Consiglio regionale non si era parlato e sì, la legge doveva prevedere soltanto l'integrazione fra il pugliese Ciaccio e il Mater Domini per creare, quando poi la legge introduce, la legge regionale introduce, mette in mezzo la Lamezia Terme, allora delle due l'una, o non ci siamo capiti oppure non si vuole questa integrazione. Perché noi vogliamo creare un polo sanitario di eccellenza a Catanzaro. Lamezia è fuori. Lamezia ha bisogno invece di un intervento strutturale, locale, efficiente, rapido e sicuro per garantire in loco l'assistenza ai cittadini di Lamezia. Catanzaro è un'altra cosa. Se poi vogliamo ostacolare mettendo delle variabili indipendenti, non ci sto. Guardi, le nomine sono una prerogativa mia da condividere con la Regione. Ora, il problema delle nomine è un problema centrale, perché noi, se non cambiamo la governance delle aziende, se noi non sottraiamo la nomina degli amministratori alla politica, non invertiamo la tendenza. Quindi noi vogliamo portare il problema più che suo dovrebbe essere o potrebbe essere nazionale, centrale. Io dico che la Calabria in questo momento ha bisogno, per un periodo limitato, di rinnovare i vertici delle aziende con persone che vengono da fuori, perché ma per un fatto tecnico, chi arriva da fuori vede prima situazioni che se sei dall'interno non le noti. E quindi noi, naturalmente, io eserciterò, come dice il decreto, attività, funzioni di controllo sull'attività di questi, ma non basta solo cambiare i manager, occorre cambiare la struttura che c'è sotto, che è quella incancrenita da anni di cattiva gestione, che da anni gestisce in maniera opaca le attività sanitarie delle ASP. Le dico che ci sono già segnali forti, il mio messaggio è stato recepito e speriamo. Che tempo ci dà per avere Non sono un mago, sono processi lenti, processi lunghi che comportano una cosa fondamentale, il cambio di mentalità. Perché se non si cambia mentalità, amico mio, non si fa niente. Il cambiamento culturale generale. È il cambiamento culturale, è tutto lì il discorso, perché possiamo fare tutte le scelte tecniche, possiamo investire le migliori risorse e non cambiamo mentalità. Mi do un'altra chicca a proposito dei 153 milioni di euro, ieri lei ha espresso in una dichiarazione. Lei ha letto la mia dichiarazione, ora le sembra normale che io faccia uno sforzo per avere un credito agevolato, chiedo un prestito che mi danno allo 0,5% la Cassa Depositi e Prestiti e il tesoriere della regione mi chiede il 5% in condizioni normali e poi mi chiede l'8% sul contenzioso. Sono 6 milioni di euro all'anno che io risparmio per la sanità calabrese. Perché li devo dare alla BNL? Questa è la domanda che io le faccio. E allora perché pignorare
e bloccare quei soldi che abbiamo ottenuto così faticosamente, perché se blocchiamo quei soldi che sono allo 0,5%, poi li andiamo a prendere al 5% dalla BNL. Vi sembra normale? Oggi pomeriggio avrò un'audizione alla Camera, sosterrò con forza questa, ma poi farò una proposta al MEF, chiederò un tavolo specifico per l'emergenza Calabria con un piano di assunzioni naturalmente serio, circoscritto per i settori emergenza, urgenza, per i settori sanitari, per non chiudere reparti e per assicurare un minimo di servizi, che qui non si deve chiudere niente. Ci sono due cose che fanno a pugni, le necessità ragionieristiche e il diritto alla salute. Io credo che il diritto alla salute sia preeminente. Sei ragazzi, oggi maggiorenni, ma all'epoca dei fatti minorenni, sono stati posti in comunità dalla squadra mobile di Reggio Calabria in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale dei minorenni. Sono accusati di bullismo, violenza sessuale, adescamento di minori, violenza sessuale di gruppo, violenza privata, atti sessuali con minorenne, pornografia minorile ai danni di 4 ragazze, di cui una all'epoca dei fatti aveva meno di 13 anni. Le indagini sono partite da una segnalazione del telefono azzurro. Questa era l'ultima notizia, anche per oggi è tutto. L'appuntamento è come sempre con le prossime edizioni del TG. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Tre Serre, FM 98.5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno.